Eccoci qua, questo 15 dicembre 2019, Piazza Italia, Palazzo Alvaro, Prefettura e Palazzo San Giorgio, la statua che rappresenta l'Italia e il cielo azzurro di Reggio Calabria. E poi ecco qua l'arciere, un po' in controluce, non riesco a vederlo, chissà come mai. Beh, molto in controluce, boh, vabbè, non ci fa niente, l'importante è che riusciate ad ascoltare quello che ho da dirvi. Cercherò di sintetizzare, così come avete visto nei titoli, in qualche minuto quello che è successo nell'auditorium Nicola Calipari, il giorno 12 dicembre 2019, in occasione dell'intervento di Matteo Salvini, leader della Lega Nord, leader polentone della Lega Nord. Chiara Scolastica Mosciatti, cioè ha un nome, un cognome anche difficili da ricordare, non è calabrese, è di Macerata, Martigiana, ci ha tenuto a sottolinearlo. Cos'è successo? È successo che a un certo punto questa ragazza protesta, ma anche in maniera civile, e lancia delle urla dalla parte retrostante l'aula non si è ben capito cosa abbia detto. Ma al di là di questo, la reazione che c'è stata è stata una reazione davvero ai limiti dell'assurdo. Rivedere quelle immagini, io purtroppo non mi sono spostato, che o stavo su Salvini o andavo lì, quindi in quel momento ho visto che i colleghi si sono caricati là, dico vabbè, poi sicuramente la notizia la prenderò da loro, quindi sono rimasto questa volta, non ho rincorso la notizia, forse ho sbagliato, però c'è sempre tempo per riprenderla, la notizia non è di nessuno, è di tutti. Io ho voluto aspettare qualche giorno a mente fredda a capire, leggere, ho letto anche quelle che sono le scuse un po' di Salvini, un po' velate, nel senso che dice sì, chi si comporta così con una donna è una merda, ma non ci sta bene. Ecco, noi, poi ho letto anche le riflessioni che ha fatto Chiara Scolastica Mosciatti nel suo profilo, dice che sarà aiutata a identificare coloro i quali l'hanno offesa e quindi querelarli, e fa molto bene, ma io aggiungerei di più. Intanto chi si è permesso di offenderla, e qui mi rivolgo al questore Maurizio Vallone, di cui ne riconosco l'estrema sensibilità, questi signori non dovrebbero più partecipare a eventi pubblici o comunque eventi pubblici di natura politica. Quindi si meriterebbero come minimo un daspo. Dopodiché risponderanno sicuramente per tutte le schifezze che hanno proferito dalla bocca, e qualcuno addirittura gli ha messo le mani addosso. Cioè, questo è davvero schifoso. Poi è ancora più schifoso leggere chi cerca di trovare l'escamotage per dire. È un po' come essere tifosi, se tu vai in un gruppo di tifosi di un'altra squadra, vai a rompere le scatole, è chiaro che ti prendono a male parole e magari anche a calci. Cioè si cerca di giustificare l'ingiustificabile, ma la democrazia non è essere tifosi di questo o quel partito. Allora, perché questi signori che adesso cercano di trovare le scatole, ma soprattutto questi che si sono scagliati così violentemente, hanno dimenticato cosa ha detto Salvini di noi del Sud? E perché non hanno reagito in quell'occasione e non sono andati a trovarlo sotto casa e prenderlo, sbatterlo e dirgliene di tutti i colori? Cioè, noi questo non riusciamo a capire. E vorremmo che questo passaggio di Chiara Scolastica Mosciatti, che è venuta da fuori per insegnarci come fare i calabresi, non bisogna sottostare, bisogna reagire, bisogna comunque dire la propria, anche in quel contesto. Cioè, una ragazzina che danno poteva fare, poi ci sono, per allontanare chi disturba, ci sono le forze dell'ordine, ci sono la polizia, c'è la polizia, i carabinieri, la Digos, quindi questo volersi mettere in evidenza e volersi sostituire con quella violenza è ingiustificabile. Pertanto chi ha commesso quelle schifezze deve pagare, ma deve pagare già immediatamente con un daspo che li allontani. Loro non sono degni né di fare politica, ma neanche di parlare di democrazia. E poi
ringraziamo i poliziotti, questo va fatto, perché hanno abbracciato letteralmente e difeso Chiara. Poi il titolo di questo video editoriale, le parole sono pietre. Ecco, le parole sono pietre, pietre che vanno a costruire, oltre ai fatti che facciamo, vanno a costruire quello che è la nostra vita. Sono pietre che rimangono, che incidono, sono incise nel nostro percorso di vita. Insomma, non sottovalutiamo quello che lo schifo di una parola può fare, come può essere devastante a chi subisce delle offese così meschine. E allora, ripetiamo, non lasciamo correre come al solito, non facciamo gli italiani del cavolo, ma proviamo a dare un segnale forte. Ma anche Matteo Salvini dovrebbe dare un segnale forte a queste persone. Intanto le dovrebbe allontanare e non farle mai più avvicinare nella Lega, perché se questi sono i leghisti calabresi, cioè, a noi ci viene qualche preoccupazione, ci viene. Cos'è? Non possiamo andare, noi giornalisti che siamo contro Salvini, non possiamo andare a manifestare e a commentare contro? Cioè, ma siamo completamente fuori, non siamo in una squadra di calcio, ma anche nel calcio. Questa cattiva abitudine di pensare che nel calcio tutto è possibile, che si possa offendere, ma non è proprio così. Io non l'ho mai fatto, eppure ho fatto calcio anche a un buonissimo livello, sia come protagonista nel campo ma anche fuori. Ma non mi sono mai sognato di offendere un avversario o altro. Cioè, questa deriva di violenza, la curva sud, la curva nord, gli ultras, ci vuole rispetto per tutti. Quindi se io, che non tifo per una squadra, me ne vado ad assistere alla partita per la squadra avversaria, me ne sto bello tranquillo, perché dovrei dare fastidio, perché mi dovrebbero aggredire? Ma dove sta scritto? Ma siamo proprio impazziti. Cioè, questo è una deviazione mentale. Non si tollerano, chi sbaglia, commette dei reati e paga. Nel momento in cui tu rompi i coglioni a una persona, ti do il daspo, fuori dai coglioni, via dallo stadio. E così come a questi, fuori dalla vita politica, neanche ci devono mettere piede, non li farei neanche votare. Questi signori e signore non devono neanche votare, gli toglierei il diritto al voto, non hanno diritto, perché la violenza che hanno utilizzato è stata una violenza inaudita. E poi la cosa, infine, chiudo così, la voce di Chiara, una voce quasi da ragazzina, semplice, mai tremolante, sicura, bella Chiara, cioè, che ti entra direttamente nel cuore. Insomma, non si può che volergli bene, quindi pertanto castighiamo chi ha sporcato quella serata, ma castighiamolo sul serio, e castighiamo anche perché il pesce puzza dalla testa. A proposito di sardine, tu Salvini, che sei un pesce cane, più cane che pesce, no? Non vorrei offenderti, tanto proprio tu non mi quereli, quindi posso stare tranquillo, però non è giusto offenderti. Tu che sei il pesce cane della politica, ricordati che chi puzza sotto puzza perché è la testa che puzza. Quindi tu, e questa è l'ennesima conferma, inneschi col tuo parlare d'amore, apparentemente inneschi odio, e lo dimostra, e l'ha dimostrato anche la reazione di quei sedicenti leghisti che hanno avuto all'aula, all'auditorium Nicola Calipari. Sono la vergogna della democrazia e sicuramente, certamente, non vanno né perdonati, ma vanno perseguiti, e immediatamente lo chiedo e manderò sia il video sia la richiesta al questore Maurizio Vallone, di cui mi pregio di avere dei rapporti professionali, di dire esattamente, non lo so, il video è appannato, Vincenzo, non so, forse si è sporcata la telecamera davanti, però l'importante è che sia chiara la voce, non, chi se ne frega se non mi vedete bene nel video. Ecco, io mi auguro che il questore prenda la decisione di dare il daspo a quelle signore e a quei signori che sembravano altro che rappresentanti, votanti leghisti, sembravano simil dranghiti, cioè, ma non si può, non si possono dire quelle cose in un'aula dove
cioè, dove si manifesta poi quello che è il massimo della democrazia, c'è uno che dice, l'altro che ascolta, poi se c'è qualcuno che disturba c'è la polizia che interviene e l'allontana. Chi sei tu per andare ad offendere? Quindi il DASPO per questi signori. Brava Chiara, mi auguro di avere la possibilità di intervistarti, di fare una bella chiacchierata con te, e in bocca al lupo per quello che farai per te stessa, ma per quello che farai per la nostra amatissima Calabria. Ma forse la ami più tu che noi. Noi purtroppo, noi calabresi diciamo solo a parole di amarla, poi nel momento in cui bisogna davvero dimostrare di essere fedeli alla propria terra, o comunque difendere la propria terra, beh, qui ecco, picchiatori, sì, sono picchiatori, sono, ma neanche picchiatori, sono persone di merda, li ha definiti così Salvini, non io, Salvini ha detto sono persone di merda chi fa così, queste cose. Quindi più che picchiatori, io direi che Salvini stavolta ha trovato la dicitura giusta. Bene, questa è la giornata domenicale, quindi la frecciata domenicale dell'arciere, una frecciata che va al cuore di chi mi vuol bene e un vaffanculo a chi mi vuol male.